Semipicone, semipicone, semipicone. Mamma mia, che piacere essere qua. Siccome era carnevale, sono entrato in un negozio per comprare una maschera a forma di faccia da scemo. Mi hanno dato solo l'elastico. Grazie, ma sono troppo forte, troppo bello. Mio figlio mi ha detto: papà, me li compri i coriandoli? No, perché l'anno scorso li hai buttati tutti. Cioè, non è che uno può fare spese, vero? Ragazzi, come va? Come stiamo andando? Alla grande. Che poi, siccome mio figlio ha 20 anni, l'ho chiamato e gli ho detto: gioia mia, un uccellino mi ha detto che ti fai le canne. E lui mi ha risposto: papà, tu parli con gli uccelli e quello che si fa le canne sono io. Grazie, mamma mia, ma che sono forte. Allora, io come cantante ho un sacco di pregi e un solo difetto. Come pregi, io ho vinto 3 volte il Festival di Sanremo, ho duettato con Pavarotti, ho venduto milioni di dischi. Come difetto è che racconto minchiate. E vabbè, cose che possono succedere. Oh, avete visto Blanco che cosa ha fatto a Sanremo? Perché non lo viene a fare qui in Sicilia, alla Sagra del Fico d'Indio a San Cono? Cioè, definire lo facciamo fare noi, va bene? Comunque, la mia carriera è iniziata alla radio, però l'ho dovuto interrompere perché io, durante un programma, ho avuto un incidente gravissimo. Signora, mi è caduto addosso uno scaffale di dischi, però non mi sono fatto nulla, perché era musica leggera. Anzi, leggerissima, maestro! Metti un po' di musica leggera perché voglia di niente. Anzi, leggerissima. Sulle mani! Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi, da noi. Più o meno, se bastasse un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di Dio, che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Su, tutti! Yeah. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero. Grazie, grazie maestro, grazie. L'altra sera sono uscito, ho incontrato un amico che non vedevo da tempo e lui mi fa: senti, sai, non potevamo avere figli, allora mia moglie, signora, si è comprato il libro I 3 porcellini e adesso abbiamo 3 gemelli. Ma veramente, allora scusami, ti lascio subito che devo andare a casa. Ma perché così di fretta? No, mia moglie si sta leggendo La carica dei 101. Grazie, applauso a me! Applauso a me! Ma sono troppo forte. Dopo ho incontrato un amico che non vedevo da tempo ed era triste. Gli ho detto: ma come mai sei così triste? Niente, ho scoperto che a mio cugino piacciono i maschi. Vabbè, che c'è di male? Sì, ma anche all'altro mio cugino piacciono i maschi. Sì, ma che cosa c'è di male? Sì, ma anche a mio fratello piacciono i maschi. Ma nella tua famiglia c'è uno a cui piacciono le femmine? Sì, a mia sorella. Grazie, 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 grazie. Come va ragazzi? Come è andato il carnevale? Alla grande? Bene, allora io chiudo questo mio intervento perché ci sono tanti altri comici, c'è tanta carne al fuoco, con un mio brano bellissimo che è tratto da un mio CD che si titola Mia cugina alla posta ci va con i capelli sciolti, così non fa la coda. Maestro, musica! Ciao. Sono Sebino, con la bicicletta faccio il postino, ma l'altro giorno, consegnando un pacchettino, mi hanno rubato il sellino. Ah, che dolore che ho avuto. Ah,
adesso io seduto. Ah, grazie, non avrei mai creduto. Mi sentivo come Malgioglio quando a Cuba prende il germoglio. Grazie, grazie Cireale, grazie.